ciao cari, sono Atrix, signori, bentornati cari del canale. Torniamo ovviamente su The Marvel Snap in questo fantastico sabato mattina. Ho un annuncio, tra altre cose, che vi posso portare. Ieri ho avuto una call a mezzanotte col colonnello e due tipi americani, perché abbiamo ufficializzato un evento che ci sarà su Marvel Snap il 12 di dicembre. Di che si tratta e cos'è e di cosa tratta questo evento ve lo faccio subito notare grazie a questa piccola cinematica in lingua inglese, che poi ovviamente vi tradurrò, non vi preoccupate. Se avete qualche problema di lingua, ci penso io, che insomma aiuto io. Vi faccio subito quindi vedere il video e poi ovviamente ne parliamo. It's time for the biggest Marvel Snap community event, featuring two of your favorite hosts, Cozy and Dexter. We've got a brand new tournament format this time around. Each creator will submit 6 decks. Each deck is started with 2 cards of the creator's choosing. The brand new deck builder feature will fill in the decks with the remaining 10 cards. Creators then have the ability to then swap out 2 cards. Once their decks are built, it'll be time to battle. The first stage will feature all 16 creators in the standard ladder mode. The 4 players with the least amount of points will be eliminated after 60 minutes. After 2 more 30-minute rounds of eliminations, we'll have our bracket stage, where 4 creators will compete in a single elimination best of 1 bracket, ultimately crowning the Conqueror's champion. We've got a stacked roster of Snap creators, so head over to the website and vote for who you think will win. If you choose correctly, you'll win this Deathlock variant. But don't fret, everyone who votes will still earn some credits. It's time to get snapping. Quindi, facendo un Oh, ma non hanno invitato... non si è visto, eh. E no, detto questo, perché ho avuto segnalazioni di un piccolo piagnisteo, insomma... Vabbè, no, quindi avete capito, potete ovviamente votare come la scorsa volta, il vincitore ovviamente della Conqueror's. No, avete capito ragazzi, che funziona, una figata. Ci sarà praticamente un server privato, giocheremo con dei super account, 12 giocatori, dopo un'ora di gioco in ladder, ovviamente in un microsistema in cui ci siamo solamente noi 12. I 4 che hanno meno snap point verranno eliminati e gli altri continueranno a giocare. Dopo 30 minuti ne verranno eliminati altri 4 e rimarranno solamente 4 giocatori. I 4 giocatori verranno mandati in un bracket finale, in cui ovviamente partiranno tendenzialmente già dalla semifinale, e lì poi si giocherà a eliminazione diretta BO1 il vincitore ovviamente della Conqueror's. È bello perché sta roba, tra le altre cose, si ficca sinuosamente all'interno della pill. Quindi settimana prossima, ragazzi, avrete un sacco, ma veramente un sacco di Marvel Snap e un sacco di Versus. E tra le altre cose, ovviamente, potete qua votare ovviamente il vostro pupillo, il vostro giocatore. Vi inviano subito 250 crediti. Se poi ovviamente il vostro pick vince anche la Conqueror's, se prende anche una variante di Deadlock, che io già c'ho, è infatti un bel po' rosico, però vabbè, insomma, non è che stiamo là a parlare di stronzate. Quindi ragazzi, questo è quanto, e questo sarà ovviamente l'evento che si terrà martedì. I mazzi che i giocatori porteranno seguono fondamentalmente l'idea dell'autofill, ossia ogni giocatore sceglierà 6 mazzi e di questi 6 mazzi sceglierà 2 carte. Grazie a quelle 2 carte il mazzo verrà per l'appunto creato. Io infatti ho portato 6 mazzi, ognuno creato da 2 carte, di queste poi 12 carte, 2 carte posso cambiarle. Quindi se io magari ho scelto Ela e Vivente e mi autocompilo un mazzo, di questo mazzo posso togliere ancora 2 carte che non siano ovviamente Ela e Vivente, no? Spero che abbiate capito. Vabbè, andiamo a giocare. Aspettate, mo che faccio pure una piccola storia su Instagram e poi continuo. Amori miei, direttamente dal laboratorio matto di Safety Blade. Guardate la creazione ultima che ha fatto sto matto, sto illogico, sto folle. Ovviamente lo sapevamo ragazzi, no? Cioè nel senso, l'avevamo messo in conto che Black Knight potesse impattare sul meta. Infatti anche oggi torna Black Knight in un mazzo del quale c'è anche Miss Marvel, che te dici, ma dai, oh bro, proviamolo. Nel frattempo vedo anche un piccolo Riot, quindi nonostante il nerf si prova comunque a testarlo.
E questa è una cosa che comunque avrei voluto fare, perché dopo il nerf a Riot ancora non l'ho giocato e vorrei un attimino riprenderlo in mano, no? Per capire se ancora ha qualcosa della carta rotta di un tempo. Ovviamente poi il mazzo è un good card, quindi Rollad comunque ci può stare. Prendi Magneto, Riot, Prof, Shang-Chi, Miss Marvel, Ghost Rider. Comunque dai, Black Knight, Zabule di Sif, ma che Blade. Sei contento? Ovviamente è normale che se prendi Miss Marvel, bam, punti diretti, le altre sono un po' più situazionali. Vabbè, lo proviamo. Addentriamoci, sir, alla prima partita. Black Knight Blade. Goloso. Molto goloso. Snappiamo, no? Abbiamo anche le disiff in mano. Abbiamo un sacco di draw interessanti. In finale da Magneto, ovviamente, i principali. Cioè, nel senso, normale che... Skitch non è bellissimo. Ghost Rider, men che meno. Passo, fa cagare. Oddio, in realtà Ghost Rider potrebbe essere golosa. Possiamo fare Lady Sif into Ghost Rider per Klugana Location. Mamma mia. Non sta andando benissimo questa partita. Ok, Lady Sif a sinistra. No, in realtà non mi piace. Mamma mia, raga, che brutta cosa che sto vedendo. Perché poi il problema adesso è giocando di Sif, che voglio dire, la Riot è una merda. Vabbè ragazzi, devo comunque giocare, no? Devo comunque giocare. Perché purtroppo se non faccio sta play perdo completamente il valore su Ghost Rider, e questo ovviamente non è una bella cosa. Ghost Rider in mezzo è sicuramente interessante, ma è anche vero, raga, che probabilmente Ghost Rider andrebbe giocato de ultimo turno. Ho capito, però dammi una carta giocabile. Orco di... Ghost Rider in mezzo. E non fa niente con stare in mezzo. Sono solamente 5 punti, perché non avendo prio non funziona manco Riot. Non un bel inizio, sir. Ma non un bel inizio. Ma che so, vedi, ma che è? Va. Beh, qua arriva ovviamente il prof, no? La giocata è fare il prof. Lui fa Nakia. Meno male che perlomeno non si prende lo buff di Ant-Man. E poi ovviamente giocare Magneto destra. In realtà potremmo anche fare Iron Lad Blade. Insomma, non so quale delle due è meglio. Probabilmente è meglio fa Magneto, raga, no? Cioè lui non può mettere punti in mezzo. Anche dovesse farlo, perderebbe di differenza reti, no? Perché potrebbe farlo magari con Mr. Negative, Mr. Fantastic, piuttosto che... Boh, che cazzo ne so. E... No, non ci credo, raga. Ho sbagliato. Ma sì, ma certo, Shang-Chi era la play. Era la play quella sontuosa, la play quella matta. È chiaro. Cara, ho fatto Shang-Chi invece che Magneto, bro. Oh, signora. Ed è per questo che dovreste votarmi al Conquerors. Ed è esattamente per questa mia arte, per questa mia follia, per questa mia genialità, che dovreste dropparmi al Conqueror, caro, eh. Comunque si è buggato il gioco. Il secondo che ci prova. Ok, perlomeno Black Knight stavolta me l'ha droppato. Non abbiamo Zabu. E Valka è incazzato come un abominio. Ok. Sarebbe anche interessante prendere Blade, no? Comunque, sai, Magneto è una carta che fa piacere a me. Soprattutto se è una 4-12 incounterabile. Attenzione, perché dobbiamo anche giocare per Miss Marvel. Passo. Shang-Chi non è male sui livelli, eh? Il problema è che è tutto. Ok, ora è malissimo. È tutto troppo pesante. Mannaggia la troia. Pass, waiting room. Oh. Arriva Sauron. Noi speriamo di non passare un altro due. Oh, possiamo fare un turno. Ok, perfetto. Proprio gioioso e contento di questa cosa. È il fatto, raga, che non c'ha gran senso, eh. Intendo giocare Lady Sif, non ha proprio tanto senso per me. E comunque al turno 4 non giocheresti mai Magneto, no? Gioca Miss Marvel. Ok, raga, in realtà non va male, perché comunque lui ha prio, no?
E quindi avendo Prion ne possiamo fare la zingarata. Ora, qual è il problema della zingarata? Il problema della zingarata è che se snappo lui lo capisce. Capito? E quindi non snappo in modo che lui possa non capirlo, capito? Questa è un po' l'idea. Fa visione, visione, muore. Boom! Ciao capo. Mo che giochiamo però? Quant'era forte qua Blade? Mamma, quant'era forte qua Blade? Fortuna troia, sarebbe stata incredibilmente forte. Io c'ho paura di Ebony Maw. Io c'ho paura di carta più Ebony Maw. E a me, regà, piace Magneto in mezzo. Magneto sposta Shuri e Magneto sposta Sauron. Quindi in realtà contesto sinistra e spostando Shuri, anche dovesse fare Ebony Maw, Ebony Maw destra perderebbe, capito? E al contempo contesto in mezzo. Quindi secondo me qua Magneto è sempre la play. Vediamo. Pareggio perfetto. Wow. Wow. Guarda, ho fatto perfettamente il call, nel senso che noi andavamo letteralmente a giocare attorno a Ebony Maw Red Skull e io tendenzialmente vincevo sempre, sempre, a meno che lui non mi giocava per l'appunto Red Skull in mezzo e Ebony Maw a sinistra, perché nel momento in cui giochi Ebony Maw a destra per contestarmi Shang-Chi, cosa che lui poteva fare, regà, però non l'ha fatto, avrebbe perso di un punto a destra e poi ovviamente avrebbe perso a sinistra perché Ebony Maw non ci sarebbe stato. Nel momento in cui lui avrebbe fatto qualsiasi altra play, tipo Red Skull sinistra, che non avrebbe avuto senso, Ebony Maw in mezzo, Ebony Maw a destra, avrebbe sempre perso. E invece ha trovato la quadra per pareggiare il game, quindi bravo lui. Bravo lui. Noi ovviamente avremmo potuto vincere, no. Cioè nel senso, anche noi non potevamo fare granché, o meglio, sì, avremmo potuto fare alla Yacht in mezzo, però insomma, solo una volta abbiamo visto che c'ha droppato Red Skull, no? Ovviamente. Che avrebbe anche potuto fare Red Skull a destra, no? Senza alcun tipo di problema, quindi va bene così, dai, va bene così. Il problema, ragazzi, è questo, che insomma il mazzo potremmo già iniziare a giudicarlo dopo due partite, eh? Vedo un po' di inconsistenza con Black Knight, perché se in due game io gioco Black Knight e poi però non riesco a sfruttarne l'effetto, è un grosso problema. È un grosso problema. Comunque, mi piace l'idea di giocarla insieme con Miss Marvel, semplicemente perché Miss Marvel è una carta rotta. Vorrei vedere dal mio piccolo Liot una win. Lui gioca Invisible Woman sotto le Cinguilla. E vabbè. Che ti devo dire, bro? Vabbè. Prendo lui. Beh. Arriva Sword Master, che scarta Ghost Rider. Un po' là, che arriva Iron Lad, che scarta Ghost Rider. Cioè, va bene. Va bene. Boh. E lui snap, ok. Non so perché. Non so perché, ma lo accetto. Noi potremmo fare Lady Sif into prof, secondo me. Tanto, regà, ultimo turno famo Iron Lad con Strider. Cioè, meglio, sono entrambi con Strider, se ci pensi. L'idea qua, secondo me, è di giocarci il prof del turno 5. Per evitare, per l'appunto, dai, per evitare l'unica carta che rompe il cazzo, no? È là, ovviamente. Dovrebbe far Modok. Non lo so. È tosta qua, capito dove cazzo giocare il prof, eh? Molto tosta. Boh. Raga, io giocherei semplicemente Iron Lad per Magneto e sposta tutto, no? Fatto che poi che giochiamo ultimo turno. Fa ancora profix. In realtà se prende Ela è in disastro. Meno male che prende la roccia perché ce n'ha 250. Man, giocata veramente a caso. Giocata completamente a caso.
completamente a caso. Iron Lad, boh, c'ho priorità io, non lo so, bro. Oh, Blade, Roccia, cazzo ne so, bro. Perdiamo mai. Non perdiamo mai, lui farà Ela, ovviamente. Noi andiamo a evocare Magneto. E Ela sì che fa punti, ma li fa solamente nella location mid. E quindi ce la prenderà un pochino nel culo. Stava a guardare. Ah no, fa proprio Jubi direttamente in tua Ela, magari, no? Perché ormai in Dugi non è il maestro, gigante. Andiamo alla prossima. Vabbè, diciamo che tendenzialmente ora ha funzionato, cioè, per carità di Dio, perché allora, vedi, l'idea qui, madonna, il ponte della ballante in... abbiamo il prof, però attenzione. Lady Dustrack in finale ci piace, ovviamente toccherebbe trovare o Black Knight, molto bene. E qua, ragazzi, è già da snap. E che è già da snap? Perché quando voi ingarate la combo, raga, siete fortissimi, fortissimi. Dobbiamo ora capire, perché qua va a capire, cioè noi possiamo fare Black Knight, Lady Sif e giocare tendenzialmente invinato su ponte traballando, abbiamo già vinto, no? Se ci pensi, sir. Giusto? Mica, attenzione, raga, però io ho dimensione dei sogni, cioè quindi non posso fare il prof, purtroppo. Facciamo comunque Lady Sif adesso, no? Mi piace. Bam. Allaghi cap. Mi spiace tantissimo. Mi spiace proprio tanto. Ebony Blade. A posto. E a sinistra abbiamo vinto. Ora, peccato che non posso usare il prof, altrimenti sto game era già bello che è finito. Era già bello che è finito. Miss Marvel potrebbe essere carina, però potrebbe inculammela lui, no? Io farei Roll Lad, raga. E lo giocherei a destra. Magneto, va bene, sposto Groot, ci sta. Mi piace, va bene. No, unlucky. Lui potrebbe giocare intorno a Magneto, no? E noi non giochiamo a Magneto. Cioè, lui vuole giocare intorno a Magneto? Benissimo. E noi giochiamo Miss Marvel. Becca di sto pezzo, capo. Lui potrebbe immaginare, ok, questo mi fa Magneto in mezzo. Allora mi sposta Groot, quindi gioco in mezzo. E quindi a destra ho vinto io. Ma una volta sarebbe stato un problema di... Oh, regà, magari a Lyot... Allora, vinco per differenza reti. No, ma che vuol dire, bro? Ma che giocate? Vabbè. Mamma mia, terribile. Non so come poteva vincere con questa play di Magneto. Non ne ho idea. Poi. E avrebbe dovuto quantomeno avere Wasp. Ci fa Wasp Magneto. Giocatore più forte al mondo. GHT, GG, Dio. Va bene, va bene, va bene. Il mazzo, ragazzi, si è bello che è sbloccato, eh. Certo, Black Knight è folle. Fuori di testa completamente. Proprio, cioè, qua. L'avete visto ancora meglio, raga. Soprattutto in condizioni come questa. Comunque, il buff che hanno fatto... Qua probabilmente ci guarderemo. Il buff che hanno fatto a coso, all'Ebony Blade, è veramente sensazionale. Bella, vai per tempo, complimenti. Oh. Complimenti, bravissimo. Zabu, un po' tardi, ma secondo me, raga, still fine. Un po' tardi, però. Still fine. Giocavo Miss Marvel de turno 4, comunque, perché ce lo possiamo permettere. Quindi comunque Zabu alla fine, ragazzi, è arrivato in tempo. Facciamo Miss Marvel into Profix. Ok, Debbie potrebbe rompere il cazzo. Purtroppo noi siamo un mazzo Miss Marvel, quindi ci sta che Debbie possa rompere il cazzo. Interessante Blade nel caso in cui dovessimo trovare Iron Lad. Sì, Iron Lad. Aspetta, una cazzata, raga. Ghost Rider. Ok, arriva Miss Marvel. Vorrei prendere Prio in qualche modo. Perché ora prima non ce l'ho e quindi non posso giocare Lyot. Potrei giocare Magneto. Dove però? Destra?
Devo giocare anche il prof in realtà. Potrei fare prof a destra alle 8 e mezzo. Oppure posso fare Magneto into Alayot. Giocare prof a destra. Problema ovviamente se mi gioca Miss Marvel in mezzo, raga. Però non so che cazzo di mazzo è lui. Questa va bene. Prendo Brio. Ah, raga, finalmente è tornato. A meno che non c'ha Jeff, chiaramente. Perché se c'ha Jeff ve lo mette nel culo. Della bandiera. Ah no, hai ragione, perché Valle della Mano gli ridà Iceman, è vero. È vero, capo. È verissimo. Vabbè, indipendentemente da tutto, lui vince solamente con Jeff. Perché a sinistra purtroppo non posso metterci punti, no? E Jeff ovviamente non ce l'ho. E vabbè. E Magneto Blade è la mia giocata che fa più punti. Dovrebbe concedere in teoria. Non ha concesso. Non so perché, però non si è fidato. Ma è stranissima sta roba, man. Cioè, sto tipo è veramente bizzarro. Sta tiltando come un cane. Ma concedi, bro. Come fai a giocarti così 4 cubi, bro, con una location cloggata completamente? Vabbè, io più lo gioco, regà, più mi rendo conto che sto cazzo di Black Knight, il Cavaliere Nero, è veramente tanto tanto appagante. Quindi vi consiglio anche di provare questo mazzo. Poi, regà, vabbè, Miss Marvel è rotta, quindi metti Miss Marvel che è rotta, Cavaliere che è rotto. Voglio dire, Iron Lad o comunque Ghost Rider fanno una marea di punti. E nelle partite in cui avete Brio, Alayot comunque non è male. Ragazzi miei, ci vediamo noi domani, che è domenica, per la settimana di stream è incredibile. Vi ricordo di votarmi per il Conquerors. Nel mentre vi mando un abbraccio a tutti quanti, ringraziandovi ovviamente per il supporto. Bella!